La domanda di oggi ci arriva dall'Emilia Romagna. Mauro ci chiede: è meglio comprare un oscilloscopio analogico o un oscilloscopio digitale? Caro Mauro, io ti suggerisco di partire pensando alle misure che intendi effettuare. È un po' come quando scegli una televisione. Se fossi appassionato di film di Totò, probabilmente potresti comprare una TV bianco e nero, così potresti vedere il film proprio come l'ha pensato il regista. Ma se ti piacciono i film d'azione moderni oppure di fantascienza, certamente compreresti una TV HD o magari 3D. Oggi l'oscilloscopio analogico è un po' come la TV bianco e nero. Va benissimo per effettuare misure su forme d'onde periodiche e cose di questo genere. Però l'oscilloscopio digitale è sicuramente più flessibile e, nella maggior parte dei casi, anche molto più semplice da utilizzare. Tanto per fare un esempio, pensa alla documentazione. Con l'oscilloscopio digitale è un attimo salvare i risultati di misura su una chiavetta o l'intera forma d'onda alla schermata e trasferirla su un PC, dove poi puoi rielaborarlo, oppure semplicemente inserirlo all'interno di qualunque programma Office con praticamente nessuno sforzo. Dal punto di vista delle misure, l'oscilloscopio digitale è più flessibile, nel senso che ti permette innanzitutto di congelare le misure quando vuoi, fermando la forma d'onda, e rianalizzarla magari facendo lo zoom sullo schermo, oppure osservando addirittura quello che è successo prima dell'istante di trigger. Ma la maggior parte dei modelli ti aiuta anche nel calcolo di parametri sulla forma d'onda, per esempio minimi, massimi, picchi, tempi di salita, tempi di discesa, e più delle volte anche nel dare un'occhiata a cosa succede nel dominio della frequenza tramite una FFT. È vero che fino a qualche tempo fa gli oscilloscopi analogici costavano molto meno degli oscilloscopi digitali a parità di larghezza d'onda. Oggi ciò non è più del tutto vero. Questo perché gli oscilloscopi digitali hanno beneficiato della legge di Moore, che permette di abbattere il costo della componentistica digitale, come è avvenuto ad esempio nell'informatica o nell'elettronica del largo consumo. Lo vediamo con gli smartphone, i PC di oggi, che costano molto meno di quelli del passato e sono anche più potenti. Quindi io ti suggerisco di dare un'occhiata alle caratteristiche degli oscilloscopi digitali. Sono convinto che troverai quello che fa per te. Puoi consultare il nostro sito per avere un'idea di quali siano i parametri da tenere in considerazione nella scelta.